Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections ed eccoci tornati con un nuovo appuntamento dedicato esclusivamente alla costruzione del plastico ferroviario dell'Oriente Express. Allora, si continua con la realizzazione dei muri e recensioni dello scalo merci, quindi tutta questa zona contenuta all'interno di queste due strade. Allora, la prima cosa che andremo a fare sarà quella di sagomare i muri di contenimento che andranno a rappresentare tutto il perimetro dello scalo merci. Come potete vedere è stato fatto anche leggermente più grande rispetto alla linea tratteggiata della planimetria. Questo più o meno è il risultato dopo il test di posizionamento di questi muretti. Come potete vedere ci sono diversi spessori, anche questa striscia molto sottile realizzata in poliuretano che andrà a finire proprio in corrispondenza della linea bianca della planimetria. Ok, poi il resto dei muri della recinzione dello scalo merci verrà realizzata con le strisce di polietilene che andremo poi a realizzare e a colorare. Infatti, per chi non le avesse preparate prima, bisognerà poi preparare questo colore grigio cemento utilizzando del bianco con alcune gocce di colore nero che utilizzeremo appunto per colorare i muri che abbiamo ricavato e le strisce di polietilene. Ecco qui. Fatto questo, quindi una volta che si sarà asciugato il colore, si procederà ad incollare tutti questi muri che abbiamo realizzato. Qui possiamo vederli, ovviamente li andiamo a fissare con gli spillini e con alcuni pesi che vadano a tenere questi muri in posizione durante l'asciugatura. Qui possiamo vedere una panoramica del risultato al termine di questa fase di assemblaggio, quindi tutta la recinzione dello scalo merci. Poi andremo a concludere questo video tutorial con la realizzazione delle centine che troviamo alle spalle di questa recinzione, quindi tra la strada e la recinzione dello scalo merci. Eccole qui ragazzi, tutte queste centine ovviamente le andremo poi ad incollare, quindi a termine di questo video tutorial il nostro plastico ferroviario si presenterà esattamente in questo modo. Allora amici, ma prima di iniziare mi raccomando lasciate un super like al nostro video e al plastico ferroviario dell'Oriente Express e poi mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, cliccate qui in basso per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire insieme a noi tutta la costruzione del plastico ferroviario, non solo, anche per seguire tutti i modellini che stiamo portando sul canale. Vi lascio qui in alto a destra il link alla playlist del plastico ferroviario dove potete consultare i tutorial precedenti. A proposito, andate a vedere l'ultimo tutorial in cui finalmente andiamo a fare la stesura della terra su tutta la montagna. Questo è il risultato finale che abbiamo ottenuto, ragazzi, è veramente interessante tutta questa parte, finalmente diciamo che è completata. Ok, a questo punto non ci resta altro che spostarci a lavorare su plastico ferroviario. Procediamo. Bene amici, ed eccoci arrivati a lavorare sul plastico ferroviario, così è come l'abbiamo lasciato dopo l'ultima sessione di lavoro. Eccola qui, tutta la struttura della montagna ricoperta con la terra. Guardate che bello ragazzi, non vedo l'ora di completarlo, ci vorrà purtroppo tanto 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 tempo. Ok, però il risultato ottenuto grazie al corso di ascette è veramente eccezionale. Eccolo qui, wow, spettacolare. Allora, in questo tutorial, come già detto prima, andiamo a lavorare sul piazzale dello scalo merci. Iniziamo. Procediamo ora con la realizzazione del muro curvo dello scalo merci, quindi andiamo a realizzare questi blocchetti. Allora, il primo sarà lungo 110 mm e l'altezza sarà in funzione dell'altezza della strada. Infatti questo muretto deve stare a 20 mm circa sotto il profilo della strada, diciamo che nel mio caso è venuto alto 35 mm circa. Per quanto riguarda invece poi l'altra parte del muretto, prendiamo l'altezza che troviamo in corrispondenza di questo pilone, perché questa parte di muretto la andremo
andremo a inserire come sostegno sotto la strada. Nel mio caso è alto 18 mm, quindi ho realizzato un primo pezzo per abbozzare qui la curva e poi l'ultimo pezzo che arriva fino giù al pilone. Dopodiché andiamo a tagliare un altro profilo spesso 5 mm, sempre alto 18 mm, sempre nel mio caso, e andiamo a realizzare questa curva fino alla parte diciamo finale della riga bianca che troviamo sulla planimetria. Quindi praticamente così è come ci si presenta lo scalo merci. E così è come si presenta la prima parte della recinzione dello scalo merci. Allora, per la seconda parte, ossia per questa riga bianca e per quest'altra riga bianca, andremo a utilizzare il polietilene, ossia diciamo lo stesso materiale che abbiamo utilizzato per i parapetti della strada. Io infatti quando ho realizzato i parapetti della strada ho realizzato più strisce. Eccole qui ragazzi, me ne sono avanzate tre belle pronte e già colorate con il grigio color cemento. Infatti mi è avanzata anche la vernice che adesso andrò a utilizzare per colorare questi muri. Quindi diciamo una prima striscia l'andremo a posizionare in corrispondenza di questa riga bianca e poi un'altra striscia la utilizzeremo per sagomare tutto questo profilo. Ok, adesso si procede a verniciare questi nuovi muretti. Ed ecco pronti i nostri muretti colorati, quindi abbiamo tutto il materiale che ci serve per poter costruire tutta la recinzione dello scalo merci. Quindi adesso li andiamo a posizionare e li incolliamo con colla vinilica. Procediamo. Cominciamo quindi dal primo muretto e andiamo a posizionare la colla nella parte inferiore. Ok, primo muretto lo andiamo a posizionare qui. Il secondo lo andiamo a posizionare qui a fianco. Andiamo quindi a schiacciare verso il basso. Ovviamente mettiamo anche la colla sulla parete di unione con il muretto adiacente. Procediamo quindi ad incollare il terzo muretto, quindi lo facciamo arrivare sotto la strada e quest'altro lato lo portiamo a contatto con il muretto adiacente, quindi andiamo ad incollare il tutto. Ecco fatto. Spettacolo. Ok. Procediamo ora ad incollare la recinzione, questa piccola, quindi andiamo a mettere la colla nella parte inferiore e sulla piccola parte che andremo a inserire a contatto di questo pilone. Quindi la prima parte è proprio questa, ragazzi, quindi andiamo ad appoggiare in questo modo e andiamo ad allineare l'altra estremità della parete con la parte finale della riga bianca della planimetria. A questo punto prendiamo gli spillini, andiamo a bloccare la parete in questo punto ecco fatto, mentre in corrispondenza di questo punto estremo andiamo a inserire una puntina diciamo nella parte superiore finale in modo tale da bloccarla in sede. Ovviamente dobbiamo premere un po' per garantire un po' di presa. Ed ecco fatto. Andiamo ora ad incollare la recinzione lunga, quindi non facciamo altro che portarla a contatto con la parete grande e seguiamo tutto la linea bianca che troviamo sulla planimetria. Ok, allora in questa fase andremo a fissare la nostra parete con degli spillini, quindi li andremo a inserire proprio dalla parte superiore per tenerla in posizione, quindi andremo a posizionare diversi lungo tutto la linea della parete. Ok, adesso vado a fare questa operazione e vediamo un attimo come si presenta. E così è come si presenta la recinzione lunga dopo averla posizionata. Guardate, eccola qui. Adesso ci spostiamo a realizzare questa recinzione, ossia quella diciamo sagomata, quindi prendiamo un'altra striscia di polietilene che andremo a ritagliare a seconda delle misure indicate sulla planimetria.
Ed ecco come si presenta la recinzione dello scalo merci al termine di questa fase. Allora, io l'ultimo muretto l'ho già realizzato, come potete vedere. Praticamente sono partito da qui e ho preso le misure per tagliare questa piccola parte. Praticamente ho fatto tre sezioni proprio tagliandole, perché praticamente il polietilene non si può piegare così tanto, rischia di spezzarsi, quindi meglio tagliarlo direttamente con il taglierino a misura, cosa molto più semplice e anche più gestibile. Quindi ho tagliato poi la parte lunga ed infine l'ultima parte, questa che va a completare il tutto. Poi ho inserito la colla e smussato anche i punti di contatto tra le pareti adiacenti, tra i vari muretti. In questo modo ho evitato di realizzare dei vuoti, quindi le pareti, come potete vedere, sono continuative. Ho usato anche pochi spillini, perché praticamente la colla, una volta che l'abbiamo applicata, il muretto rimane perfettamente fermo, quindi va bene così. Poi ci sono alcuni dettagli, tipo questo spigoletto, che andrò a ritagliare quando il tutto si sarà asciugato. Comunque questa è la recinzione completa dello scalo merci, guardate che bello. Ok, adesso si procederà a lavorare in questo tratto, praticamente tra la strada e la recinzione, dove andiamo a realizzare tutte le centine che poi un giorno verranno ricoperte con la terra. Quindi adesso le vado a preparare e poi vediamo un attimo la loro disposizione in tutta questa zona. Ed eccole qui le centine realizzate per questo allestimento. Allora ragazzi, non ho fatto altro che seguire le immagini proposte sul corso di fermodellismo di Hachette. Allora, io ho realizzato circa 18 centine, eccole qui. Quindi si parte con quelle più grandi, che vanno a riempire tutta questa zona del plastico ferroviario proprio a ridosso del muro di recinzione dello scalo merci. Queste sono quelle più grandi. E poi ci sono tutte le centine, quelle più piccole, vanno a seguire il contorno del laghetto, si arriva fino a questa colonnina della strada. Io praticamente l'ho numerata anche perché mi dà una mano per la disposizione. Infatti adesso non resta altro che andarle ad incollare. Procediamo. Ed ecco come si presentano le centine dopo averle incollate. Diciamo un lavoro abbastanza lungo, però poi alla fine il risultato è quello che conta. Allora, adesso ci spostiamo a realizzare quest'ultima parte, diciamo, delle centine, compreso tra il muro e questa curva. Quindi qui ne andremo a realizzare circa 6 centine e le porteremo fino alla stessa altezza dei relativi muretti. Procediamo, adesso le vado a preparare e poi vediamo il risultato finale. E così è come si presentano le ultime centine preparate per allestire questa zona del plastico ferroviario. Ok, come al solito le andiamo a numerare per non scordare la corretta disposizione e dopodiché procediamo con l'incollaggio. Bene amici, ed eccoci arrivati al termine di questo video tutorial. Così è come si presenta la recinzione dello scalo merci. Guardate che bello ragazzi, un altro passo avanti e non solo, anche la preparazione delle centine che ci serviranno per il lavoro del prossimo video tutorial. Eccolo qui ragazzi, siamo arrivati fino al laghetto e queste sono le ultime centine posizionate a ridosso della curva. Ok amici, il video tutorial finisce qui, mi raccomando lasciate un super like a Plastico Ferroviario Oriente Express e al nostro video, e poi se ancora non l'avete fatto mi raccomando cliccate qui in basso per iscrivervi al canale di modellismo Mac Gabri Collections. Io vi lascio con questa bellissima panoramica e vi do appuntamento sul canale con il prossimo video tutorial. Ciao!